Un saluto a voi, profanatori di templi maledetti di oggi. Siamo tornati nel mondo di SteamWorld Dig 2 e siamo sempre alla ricerca di Rusty. Fra noi e il nostro obiettivo si frappone ora l'altare dei golem, che andiamo ad affrontare brevemente. No, prima però andiamo a vendere i minerali raccolti. Facciamo un po' di affari. Ok, dai, via, 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 salta, ok. E diamo all'esploratore anche gli artefatti. 17, vediamo un po' là. Trova risorse. Ok, andiamo subito a vedere cos'è. Spero sia una cosa che mi aiuti anche a trovare i segreti. Vediamo, ingranaggi. Ne ho uno, vediamo se mi permette di... Dov'è? Ah no. 4 ce ne vogliono. Allora, ti mostra tutte le risorse sulla minimappa. Mettici una pietra sopra, un'altra e un'altra. 4 ingranaggi. Vediamo, vediamo, vediamo. Cosa non mi serve? Bucatore. Queste cose mi servono. Scava raddoppia. No, nulla per il momento. Vabbè, dai. Allora, andiamo a procedere con la nostra missione. Ah no, l'avevo già fatto l'altare dei golem. Ops, mi sono scordato. Vabbè, viscere del tempio comunque. Quindi siamo vicini. Perché mi ricordavo che c'erano dei golem qua. Allora mi sono confuso. Vediamo cosa succede salendo. Nulla. Ok, qua bisognerà buttargli della lava addosso. Quindi suppongo che ci sarà una... Cosa succede se premo le... Niente, perché devo ancora attivare. Andiamo, ancora niente. Dobbiamo solo accendere tutti i bracieri per attivare questi cristalli. Ci deve essere qualcosa qui intorno. Va bene, accendiamo un po' di fiamme. Ma qua sopra, qua non c'è nulla, ma allora come si fa? Zuzzuzzuc. Intanto controlliamo un po' di cose qua in giro. Sotto qua c'è qualcosa? No, 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 no! Solo dolore. Fa nulla. Vediamo. Oppa. Ok, caverna bonus. Ma prima controlliamo. Non c'è nulla. Bene. Però qua c'è qualcosa sicuramente. Sì. Però come si arriva lì? Ai ai ai, dovrei andare sotto. Vediamo se resisto. Eh no. Aia. Ehi, no, no, no. Non far così. Ok. Vai, grandioso. Bombetta. Bene. Bene. Quindi torniamo su. Ho trovato l'ingranaggio. E adesso torniamo anche in superficie con la nostra pietra del perdono. Come che si chiamava quella roba lì? Non mi ricordo più. Portale del perdono. Eccolo qua. Benissimo. E quindi torniamo là. Qua, sì. Poi andiamo nella caverna bonus. Ullala. Forza Dotti. E con un salto sei lì. Bene. Golem di qua. Com'è che si chiamava sto robo? Stazione della combustione. Porca, non volevo nulla. Invece l'ho preso. Si vede che qua ci sono un sacco di pericoliutto. Chi osa presentarsi davanti al grande profeta del distruttore? Ehi, conosco questo tizio. È quello che mi aveva portato all'altro tempio. Luce guida, cosa ci fa insieme a questo indegno bot nel mio tempio? Dov'è Rusty? Cosa gli hai fatto? Come predetto, Rusty il distruttore porterà il grande terremoto e ci libererà del nostro involucro mortale. Ci ha donato una macchina dell'Apocalisse e poi se n'è andato di nuovo. I suoi modi sono misteriosi. Devo neutralizzare quella macchina. Sì, dici dove avete nascosto la macchina dell'Apocalisse, così la possiamo far saltare in aria.
Oh, luce guida, come sei caduta in basso! Non vi permetterò di toccare il nostro prezioso macchinario! Quindi questa è una specie di boss. Di qua cosa c'è? Forza. Ok, beh, in realtà non è così pericoloso. Sì, ulala. Basta mettersi qua. Ok. Perfetto. Non so dove sto andando, ma da qualche parte sto andando. Aia, cacchio. Mi ha fregato. Mi ha fregato. Ah no, posso sempre rompere qua. Tac. Non voglio quello però. Ullala. Non capisco. Oh, oia. Ti avrò fatto male almeno, brutta maleficenza. Aia, cacchio. Ma scivolo o che? Olà. Cosa bisogna fare qua? To. Dove sei andato? Qua sotto ci deve essere qualcosa di interessante. No, bomba. No, bomba ho detto. Aia. Va bene anche qua. Mi ha colpito? No. To. E tu sei ancora qua, eh? Ma beccati sta bombetta. To. Ah, ok. Ribeccati la bomba. Ah, non ho acqua, cacchio. Che succede? Oh là là! Potenziamento! Aiuto! Dov'è però lui adesso? Vabbè, cuori, anche se non era proprio utilissimo. Oh, ti è! Ha attivato anche la lava. Male. Malissimo. Aia. No. Ok. Sei lì, maledetto. Toto. L'ultimo colpo. Zac. Su. Di qua. E vai. Aia, cacchio. Beh, vabbè, andiamo a prendere l'energia. Ah, ho detto. Ah, là, là. Tutto d'un colpo, faccio schifo. Ok. Allora, dove sei finito, maledetto? Vediamo un po'. Sei qua sotto? Sì, perfetto. Totto. E beccati questo. Oh, non potete fermare l'avvento del grande terremoto. La macchina dell'apocalisse è ancora al sicuro. La fine è vicina. Ok, perfetto. Buono. Ok, abbiamo sbloccato qualcosa. Disabilita i generatori. Prossima missione. Vabbè, cerchiamo di tornare su. Qua non c'è. Ci saranno sicuramente dei bonus anche qua. Vabbè, li esploriamo dopo essere scesi di qua. Così. Ah, ecco qua, infatti. Perfetto. Nuova messa in piega. E voilà. E Dottie è pronta. Ah! Ascia di fuoco. E questo mi dà la possibilità di attivare i golem. E in più, vediamo. New ascia di fuoco dovrebbe esserci qua. Sì. Aggiunge fuoco, portata ed efficacia al tuo fedele piccone. Potrebbe avere anche altri utilizzi. Alziamo la temperatura. Vediamo cosa succede. Nulla per il momento. Però, ovviamente, i golem li attivo così. Vediamo se c'è qualcos'altro. Si può fare così. Sì, adesso salgo. Ah no, fa male. Perfetto. Ok. Quindi sicuramente qua ci sarà qualcosa. E se mi hanno portato fin qua, ci sarà ben un motivo. Ok, allora bisogna fare. Aia. Colpetto. No. Colpetto. Attivazione. Aspettare che passi. Andare nel buchetto. E poi girare. Ah. Forza. Aia. Che scemo, cacchio. Ok, dai. No. Abbassiamo la testa. Giù la testa. Ok, ta-ta-ta-ra-ta-ta-ra.
quello non mi serviva proprio del tutto, ma ci sarà qualcosa qui. Ah, lì, perfetto, ok. Non beccati questa, golemmo. E vieni avanti. Ma cacchio, non duri nulla, eh. Toh. Fermo là. Benissimo. Martellone. Bene. E siamo a 3. Ne manca ancora uno prima di quel bonus. Là, vediamo se la caverna non è completa, infatti. E là sopra sembra che potrebbe esserci qualcosa. Là c'è una pietra rotta. Allora lì c'è una roba che si... mi dà da pensare parecchio. Però come? Ah, mi dà un po' di gittata effettivamente quella roba lì. Però non capisco dove potrebbe essere. L'ingresso. Lì no. Qua. No. Ah, che fastidio. Qua? No. Qua? Nope. Qua? Niente, però forse qui? No. Cosa succede se faccio una... niente. No. Però là sopra ci deve essere qualcosa. Ah, che fastidio. Il pensiero di non sapere di dove andare mi dà molto fastidio. Però forse anche qua sotto, In realtà che c'è un'area tutta nera e anche una cosa strana lì che vedo. Allora proviamo sempre questo, niente. Allora, lì vedo qualcosa che mi dà da pensare. Ok, giù, lì sopra. Sì, ok. Ah, ok, era solo questo, la metrina. Ok, usciamo allora da qui. Penso sia sufficiente. Ok, rampino arma best arma 2017. Ok. Sempre che adesso... Ah no, 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 maledizione. Appena detto. E mi ha subito tradito. Aia, aia. Tac, dunk. Era là. Non siete neanche nemici. Non siete neanche... considerabili dei nemici, Golem. Siete semplicemente degli ostacoli fastidiosi. Aiuto. Dai, muoviti. Aia. E via. Su, 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 zac, zac, zunk. E con questo dovrei aver concluso questo livello, sottolivello. E via, giù. Buono. Sì, sì. Bene. Allora usiamo la nostra pietra del perdono, portale del perdono. Ah, nemici vicini, mi dice. No, non c'è nessuno. Sì, voglio andare in città, vendere questo ametronio. Chi l'avrebbe mai detto che quegli strani cultisti avessero così tante ricchezze sotto quella vecchia rovina?
avrebbero dovuto iniziare a scavare laggiù anni fa. Certo, ho sentito che le rovine sono occupate da una folle setta che prega per la fine del mondo. Ma sono fatti loro e io non mi impiccio degli affari degli altri bot, sai? Quella folle setta del tempio sembra stia progettando una sorta di dispositivo apocalittico. È quello che ha sfasato tutte queste dannazioni naturali! Ehi, è chiaramente il problema di qualcun altro. L'ufficio del sindaco non ha il compito di occuparsi della possibile fine del mondo. Il mio lavoro consiste nel far sì che i bot estraggano pietre preziose dalla miniera e nel tassarli. Sei tu al comando, idiota! Sei a capo di questo maledetto ufficio! Datti da fare! Ehi, la ragazza bot è già stata al tempio. Potrebbe tornare lì e disattivare quel dispositivo. Ed ecco qui, problema risolto. E non dimenticare di portare su un po' di quelle pietre preziose. Wow, è quello che credo che sia. Come diavolo hai fatto a procurarti un piccone ardente? Oh, scommetto che era nascosto da qualche parte nel tempio orientale. Ho letto qualcosa in proposito in una delle mie riviste specializzate in attrezzi. La possibilità che questa cosa esista ancora, io non riesco a crederci. È molto bello. Ok. Hai parlato con quella strana scienziata che sta costruendo il razzo nella parte alta della città? Ho sentito che ha ereditato un sacco di soldi, ma li sta spendendo tutti sulla navetta. Che spreco. Anche da noi al villaggio c'era una persona così, che cercava di mettere insieme un razzo. Sta accadendo qualcosa di strano, non pensi? Questo razzo è riuscito meglio, però, credo. Quello del villaggio era solo un silo con qualche modifica. Andiamo a dire a che punto è il razzo, allora. È aperto il negozio di... Nail Polish? No. Peccato. La setta sta proteggendo una sorta di macchinario che probabilmente scatena i terremoti. A quel punto ciò che dovrai fare è demolire il macchinario. In questo modo riuscire a fermare questi terremoti. Sì, demolire. Sembra divertente. Facciamolo! Potrebbe persino non essere necessario completare il razzo. Acquistare Roma? No. Ma... Hai visto il nuovo razzo di Sherman? È meraviglioso! Già, è notevole. E inoltre è perfettamente sicuro. L'ho aiutata io con i calcoli, dopo tutto. Ci vuole parecchia pressione per mandare quella cosa nello spazio, sai? Tutto deve essere regolato alla perfezione, fino all'ultimo decimale. Voglio dire, in fin dei conti un razzo non è che una grande bomba, giusto? Mi piace la piega che sta prendendo. Perché non chiediamo un passaggio alla scienziata? Magari più tardi, Fen. Cosa mi dice questo? Non posso dire di aver visto quel tipo che ha salvato la tua cittadina. Non avevo nessun affare importante lì in quel periodo. Come si chiamava? Krusty? No? Trusty? Giusto? Rusty. Già, è vero. Da quel che ho capito ha abbattuto un mostro gigante dentro quella miniera. E subito dopo è sparito. Buona ricerca allora, giovane Dot. Spero che tu riesca a trovarlo in buona salute. Vabbè, non ci servono... Beh, 50, beh, lo posso anche comprare, effettivamente. Così mi attivo la ricerca cristalli. Qua. Ingranaggi. Cerca cristalli, dove sta? Qua. Attivato, ottimo. Vediamo se anche dalla mappa da lontano me le mostra. O li ho presi tutti o no? Non li vedo, forse solo quando sono nel punto giusto. Può anche essere. Vediamo un po'. Allora andiamo. Qui è il tubo. Tuborg. Scaletta, mia nemesi. Viscere del tempio, ok. Anzi no, andiamo prima in alto. Allora, altare del golem, lì c'è un golem sicuro, ma c'è anche qua.
al tempio vero e proprio e magari riusciamo ad arrivare lassù. Eh no, quello è impossibile da fare. Ok, dai, corsa. Corri, corri, corri. Opla. Qua c'era sicuramente un golem. Eccolo qui, infatti. Attivato. Vediamo dove ci porta questa cosa qua. Tac, orco. Lui continua a muovere. Ma dai. Avanza. Più lungo dei suoi fratelli. Ok. Benissimo, benissimo. Ah, niente, un passaggio. Culla del demone. Oh no. Ta 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 ta. Ok, qua, tank. Urco. Potente, potente. Su, 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 su. Di qua. Poi la rifarò quando... Aia. Un cultista. Oh no, 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 no. Io voglio questo, voglio solo questo. Oh yeah. No, oh io. Oh yeah. Tiè, tiè, tiè. Ok. No, 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 no. Dai, ditemi. Ditemi, ditemi, ditemi che c'è. Ok, questo cuore, perfetto. Bene. No. Oh yeah. Ok, questo posso usarlo per salire. Ok, perfetto. Fuori. Tempio di... Ah, ok, 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 ok. Proprio quello che volevo. Ma effettivamente si vedono le risorse, però sono segnate in rosso un po' come la lava. Potremmo fare di un altro colore. Ok, prendiamo questo puzzonio. Tremolite 30. Questo attiverà qualcosa di sicuro. Basta che non sia lava. Eh? Questa poi... Un segreto nel segreto. Di qua c'è qualcosa. Oppa. Vediamo un attimo. Nope. Di sotto. No, 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 no. Forse qua. No. Così, no, niente. Ulala, che mossa. Per un attimo ho temuto che... Ta-ta-ta. Ok, eccoci qua sopra, perfetto. Allora, nope. Allora, così, su, su, su. E troviamo un oggettino. Amico gonfiabile, aggiunto alla tua raccolta. Allora, la solitudine è essere l'unico che si presenta a un appuntamento al buio. La solitudine e l'inquietudine di vivere la vita senza di te. Qualcuno degli autori era un po' triste, mi sa. Hanno scritto i testi di questo gioco, perché già la seconda volta si parla di solitudine, amori perduti, non so, mi dà da pensare. Arco cane, sapevo io che non l'avevo finito quel passaggio là. Vabbè, 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 vediamo cosa succede se torniamo dentro e cerchiamo. Ok, per fortuna questo rimane spostato. Eccoci qua. Allora, occhio alla, alla mappa. Oh, là. Ok, là c'è qualcosa, l'ho visto. Ta ta ta, ok. Via, via, dai, muoviti, Dotti. Di forte e veloce, soprattutto. Non così. Qua c'è qualcosa, sembrerebbe. Nope. Male. Coppia, dai. Opla. No. To, to. E to sangue qua, che quello l'ho già preso. Così, così. Aia. Non vedo altre cose però di là, forse di qua c'è qualcosa. Aia. No. E allora tu vai giù nella lava, che va bene, come dicono di salire, ma non c'è altro. Porco. Aiut. Ah. Là c'è qualcosa invece. Vediamo se arriva la mini bomba. Così, no. Porco. Qua c'è qualcosa.
Però devo arrivare dall'altra parte. Aia. Potrebbe esserci qualcosa anche qua sotto, eh. No. Troppo pericoloso. Torniamo al villaggio. Ricarichiamoci. E vendiamo queste risorse. Ottimo. Vediamo se qualche cosa da comprare. Potenziamenti. Niente, va bene. Per dopo allora. Poi scendiamo al livello questo qua. Che c'è sto golemetto. Oh là là, ho sbagliato. Bene. E attiviamo questo, che dovrebbe a sua volta attivare quella leva segreta, che non so dove sia. Benissimo. Ancora inesplorata. E ora torniamo nel tubo. E vediamo un po'. Ed era qua l'altare dei golem, sì. Di qua c'era un altro golem. Se ricordo bene. Sì, infatti. E questo qua, come cacchio lo sposto io? Faccio così, ma... Cade? Oh sì che cade! No, non è caduto. Eh no, però... Ah, cacchio! E mo? Oh, questo non lo sblocco più! No, dai! Speriamo che tornando indietro si cavi, perché... Altrimenti sono fregato, eh? No! E allora? Aiuto, adesso porca vacca. Allora, vediamo. Fare una cosa un po' magica. No, qua proprio mi sono fregato. Di brutto mi sono fregato. No, non ci credo. Cacchio. No. Aiuto. Vabbè, io mi interrompo qui per il momento, cercando una soluzione a questo possibile... Ah no, trovata, ok, non mi interrompo ancora. Perfetto, dai, casca. Olè. Mamma mia, per un attimo, ma... Non è stato bello. Però questo lo posso fare andare avanti, allora. Vai avanti tu. Che mi va benissimo. Ecco qua, terza leva attivata. Adesso sarà da trovarla. Quella cosa lì. Vabbè, allora andiamo su, vediamo se... Eccolo qua, un passaggio segreto. Per una mappetta bonus. Stage bonus. Ok. Archea. Area segreta scoperta. Ah, ok. Forse l'avevo intravista. Ah, è solo un passaggio. Beh, non male comunque. Come mai non ero riuscito a trovarlo prima? Oh, questa è bella. Non avevo esplorato questa zona, sono veramente vergognoso. No. Goccia di sangue. Ecco, ho fatto la scemenza. Bomba. Perfetto. E giù. Di qua, vediamo se c'è qualcosa. A parte qualche mostro. Chi è? Goccia di sangue. Qua, se no, beh no. Vedo minerali di là. Allora scenderò. Ah no, ci sono questi mostri antipatici.
fortuna che il piccone li ara a dovere. Toi. Allora, forse ci arrivo con la bomba. Vediamo, sì. Perfect. Ottimo, allora scendiamo ancora un po'. Benissimo. Ma non mi pare ci sia nulla. Sempre scaviamo sul bordo per vedere eventuali passaggi segreti. Però io sto tornando indietro. Allora, vediamo. Ah no, solo sulla minimappa. Ok, sulla mappa generale non compare nulla. Vediamo un po'. Allora, tiè. Qua c'è un blocchetto di minerali. Uno di quegli uccelli antipatici. Beccati questa. Tiè. Easy peasy. Come c'è bisogno d'acqua, tiè? Però adesso dove andare? Continuare col tempio o scendere qua sotto? Ah, non ho acqua, cacchietto. Ok, vediamo se... No. Vabbè, ma allora torniamo dal nostro villaggio. E poi torniamo a vendere tutta questa marea di minerali. Ok. 85, perfetto. Vediamo un po'. Banco da lavoro, potenziamenti. Borsa elfica, no. Armatura leggendaria. Beh. Beh, prendiamo la bomba acida, via. Cartucce Buster. Aggiungi il potere perforante alle tue bombe a pressione per far andare in frantume anche le rocce più dure, direi di sì. E anche questo per ricaricare l'acqua più velocemente. Andiamo su. Perfetto. Ancora 101 monete. Là. Allora. Ok, abbiamo detto che esploriamo invece... Quella lì la lascio per dopo. Ok, andiamo di qua, che c'è sto golem da liberare. Ok, dai, stop, stop. Aia. Benissimo. Bene, oh là là, aia. Oh, uff, per fortuna. Bene, due, ah cacchio, dov'è la terza? Non mi ricordo più. Qua c'è qualcosa? No. A prima vista direi di no. Vediamo il golemmo. Dove è rimasto? Ta ta ta. No, non qua, non questo. Vabbè, non mi ricordo più. Tiè. E siamo pronti a scendere ancora. Direi che questo... possiamo fare. Ottimo. Bene, avendo superato questo tempio e andando ancora più in profondità, io direi che possiamo interromperci qui e ci vediamo al prossimo episodio. Se la serie vi piace e vi interessa, iscrivetevi al nostro canale, abbiamo anche tanti altri video che cerchiamo di produrre settimanalmente e facciamo anche dirette su Twitch, quindi seguiteci su World Games Italia. E per il momento vi saluto. Bye bye.